Queste che vi mostriamo sono le immagini girate dall'ANAS lo scorso 3 maggio, quando, dopo le forti piogge sul territorio, il tratto era stato interdetto al transito in via precauzionale, pochi giorni dopo il crollo del viadotto Ortiano 2, che ha di fatto isolato il territorio di Longobucco a distanza di 3 mesi. Ecco che l'ANAS ha ripristinato la circolazione lungo la SS177 direzione di Longobucco in provincia di Cosenza. Gli approfondimenti tecnici hanno fatto emergere la necessità di avviare in via d'urgenza una serie di interventi di prima fase che consentono la riapertura al traffico del tratto, pur con alcune limitazioni, velocizzando così i collegamenti per Longobucco. Altri interventi di seconda fase, fanno sapere, proseguiranno su altre parti dell'opera per innalzare i livelli di sicurezza dell'infrastruttura, con un finanziamento di 9 milioni messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in parte utilizzato per gli interventi già eseguiti.